Cosa vi aspettate dal voto del 29 e del 30 di maggio a Bagherini? Ma noi ci aspettiamo molto, anche perché riteniamo di essere l'unica vera alternativa a Biagio Sciortino e agli altri sindaci Lomeo e Di Salvo. L'unica alternativa che può cambiare realmente il governo di questo paese. Gli altri sono tutte, appartengono tutte alla stessa cultura politica e abbiamo visto che cosa hanno determinato in questi 30 anni. Hanno portato il paese alla paralisi. Quindi noi ci aspettiamo, e lo abbiamo già registrato in queste settimane di campagna elettorale, un vasto consenso dei cittadini. Su quale progetto politico? Ma il progetto politico è molto semplice, noi l'abbiamo scritto in 50.000 facsimile, l'abbiamo scritto nei nostri programmi. L'idea è quella di tornare o di lavorare per una bagheria normale, una bagheria in cui funzionano tutti i servizi, in cui ci sia un efficiente servizio dei rifiuti, in cui l'acqua torna a essere pubblica, in cui ci siano i servizi che funzionano tutto l'anno, come quello della manutenzione delle strade, del cimitero, del verde, delle spiagge. Ecco, noi pensiamo a una bagheria che possa finalmente, e ai suoi cittadini che possono vivere una vita più normale, più tranquilla, più serena e io dico più felice. Sinistra Ecologia e Libertà, in questo quadro di sconfitta e di agonia della politica che c'è in Sicilia, rappresenta innanzitutto il tentativo di piantare un seme di buona politica. Non è un'avventura velleitaria e minoritaria, è il tentativo di intercettare il disagio gigantesco che c'è nel intanto popolo del centro-sinistra, di restituire una traccia di speranza a chi non sopporta né la crisi molesta del berlusconismo, né questa nuova riedizione del Gattopardo che c'è nella Sicilia di Lombardo, a tutti coloro che pensano che la sinistra sia ricostruire la coalizione del lavoro e la coalizione dei diritti sociali. Beh, penso che anche a Bagheria una candidatura così significativa non sia un gioco, ma sia una sfida alta, una sfida importante.